Avevo francamente pensato di non dover mai arrivare a questo, però siccome mi voglio divertire e qualcuno mi ha dato il pretesto, oggi per quanto sia 13 agosto, per quanto abbia dovuto aprire tutti gli uffici per arrivare qua nella stanza del presidente della commissione antimafia, ho deciso di fare questa diretta perché debbo simpaticamente, ironicamente, tirare le orecchie a qualcuno, che credo sia ancora ministro dell'Interno e che ha dichiarato, ma adesso lo sentiremo insieme, ieri, venendo intervistato per una importante trasmissione televisiva, che riceve molte telefonate da alcuni colleghi 5 Stelle, da alcuni senatori 5 Stelle. E beh, uno di questi sono io. Però adesso lo sentiremo, si tratta come ovvio di Matteo Salvini, guardate che bel fotogramma, forse con questa lingua di fuori non lo so, avrà sete, il ministro degli interni, però facciamolo partire. Ministro, la vediamo provata. Anche perché sono stamattina alle 7 con 40 gradi. Oggi l'abbiamo vista tante volte interrotta o da messaggi o da telefonate. Chi è che la chiama? Ci dica Parlo chi è. con tanta gente e mi cerca tanta gente, ma le dico, non entro nel merito, non faccio nomi e cognomi che non sarebbe corretto, che ci sono anche parecchi 5 Stelle che mi chiamano. Ah sì? Per dirle Non cosa? farò mai nomi No, senza i e cognomi. nomi, ma per dirle Ce ne cosa? sono diversi con cui ho lavorato bene, che sono costruttivi, positivi, propositivi, non sono quelli del no a prescindere, e quindi mi dicono dateci una mano, perché morire renziani, passare dalla rivoluzione a Renzi e alla Boschi, per qualcuno ovviamente non è il massimo. Ma ci dobbiamo aspettare qualche cambio di casacca? Dai 5 Stelle alla Lega? No, elezioni. A tutti dico, chiunque mi chiami da una parte o dall'altra, che la via più lineare, più democratica, più trasparente sono le elezioni. Beh, abbiamo finito con questo show di Matteo Salvini. E adesso, scusate un attimo, c'è il bello della diretta. Però vorrei fare alcune riflessioni con voi, partendo però da questo mio telefono, perché nel mio telefono, datemi un attimo qualche minuto, ecco qua. Adesso, siccome ci sono degli obblighi, voi potete leggere tranquillamente Matteo Salvini, domenica 23 dicembre, conversazione con Matteo, esattamente come tutti gli smartphone. Adesso prego l'operatore di allontanarsi perché c'è sempre la privacy, come è giusto che sia. Anche il ministro non ha rivelato i nomi dei 5 Stelle che lo chiamano, ma poteva dire che l'ho chiamato più volte anche io senza aver mai ottenuto alcuna risposta. E faccio vedere da lontano perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 messaggi quantomeno, perché sono in realtà di più, ma erano, diciamo così, prosecuzioni del precedente messaggio, cui vorrei far notare non ho avuto alcuna risposta, esattamente come non ho avuto alcuna risposta a tutti i tentativi di chiamata che ho fatto, perché il ministro Salvini non ha risposto al presidente della commissione antimafia. Ma aggiungo anche un altro piccolo particolare. Certo, potrei essere smentito perché ne siamo stati protagonisti soltanto io e il ministro, proprio il 7 agosto, nei pressi dell'aula. Approfittando del fatto che fosse solo, perché certe cose si fanno anche con la dovuta riservatezza, io l'ho avvicinato e ho incalzato Matteo Salvini dicendogli: Ministro, quando è che mi vieni in commissione antimafia? Perché forse non lo sai, ma è tuo dovere istituzionale rapportarti alla commissione in quanto titolare principale dell'azione di contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Tu ti fai il grande, parli di una lotta totale alla mafia dal tuo ministero per tua volontà sviluppata. Benissimo, vieni a ragionarne in commissione antimafia. Lui ha iniziato a dire: sì, ma non posso venire a rispondere su questioni inventate. Al che io l'ho fermato: guarda che come presidente io posso gestire la discussione. Certo, non posso impedire ad alcun parlamentare di farti le domande che vorrà porti, però io posso certamente gestire la discussione
discussione come giusto che sia, perché ci sono dei diritti di chi fa domande e ci sono dei diritti di chi a quelle domande deve rispondere. A che lui, a seguito di questa precisazione, quasi per rassicurarmi, si è avvicinato, mi ha toccato le spalle e mi ha detto: no, guarda, io va bene, verrò. Questo era il 7 di agosto, cioè ben 6 giorni fa. Dal 7 agosto, giorno in cui in aula si sono votate le mozioni sul TAV Torino-Lione, sul TAV in Val di Susa, ove in quel voto la Lega ha votato con il PD di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi, perché il partito dei grandi affari e delle grandi opere si rivela, si appalesa soprattutto quando ci sono non centinaia di milioni ma miliardi di euro in ballo, beh, il ministro dell'Interno mi ha rassicurato dicendo che sarebbe venuto in commissione alla ripresa dei lavori. Dopodiché, forse per il caldo agostano, beh, lo diceva pure lui, è adesso sveglio dalle 7 di mattina con 40 gradi, e invece qua a Roma il 13 agosto ce ne sono 20 e si sta che è un piacere. Beh, il ministro il 9 agosto dal mare ove si trovava, perché lui le aule parlamentari l'ha frequentata a dire il vero molto molto poche, ha fatto sapere che comunque questo governo non doveva continuare a lavorare. Noi ne abbiamo preso atto, però adesso gli stiamo chiedendo ragione delle sue scelte, quantomeno incoerenti, per non dire contraddittorie, per non dire traditrici, perché chi ti dice il 7 agosto che tutto continua e poi il 9 agosto ti dice che se sbagliato e che bisogna concludere questa esperienza che era nata da un contratto, per cui chi viene meno ad un contratto è un falso, è un ipocrita. Io ricordavo e ricordo sempre quel grande insegnamento pacta servanda sunt, ma evidentemente a Matteo Salvini fa allergia il latino e quindi non sa che i patti si debbono sempre onorare, si debbono sempre rispettare. Benissimo, quel segretario di partito, nonché vice premier, nonché ministro dell'Interno, ha deciso che questa esperienza di governo si dovesse concludere, facendo ipotizzare che tanti di noi, tanti miei colleghi, stiano lì a telefonare perché sì, quelli sono positivi, sono propositivi, non sono quelli del no. Vi posso garantire, su chi mi è più caro, su mia moglie, miei figli, mio fratello che non c'è più, che in assemblea, ieri in assemblea congiunta, ho sentito tantissime riflessioni, come ovvio alcune apprezzabilissime, altre magari un pochino meno felici, ma non ho sentito un collega o del Senato o della Camera parlare bene di Matteo Salvini e della scelta che ha operata, perché è stata la scelta di un traditore. Poi vogliamo evocare Giuda Iscariota, vogliamo evocare chiunque altro, vogliamo evocare il maresciallo Badoglio, insomma non so, vedete un pochino voi i vostri riferimenti. Fatto sta che questo signore è venuto meno ad una parola data e ripetuta non so quante volte di fronte non soltanto al vice premier Luigi Di Maio, a Giuseppe Conte e a tutti gli altri ministri del Consiglio dei Ministri, ma anche e soprattutto a tanti elettori, a tanti cittadini, anche che non avevano votato per lui. E allora, siccome in politica e nell'ambito delle relazioni umane c'è una moneta che vale tantissimo e si chiama credibilità, io ho l'obbligo di far sapere che questo signore, che va dicendo urbi e torbi, approfittando delle trasmissioni televisive che potrebbero aver ben più ascolto di queste dirette Facebook, per cui la richiesta che vi faccio è di farlo sapere a tutti, benissimo, io vi ho mostrato una lunga serie, senza però farveli leggere, di messaggini, e vi posso garantire, i tabulati telefonici potrebbero provarlo, che io in più occasioni ho telefonato al ministro degli interni e quel numero me l'ha dato lui stesso e quel numero mi è stato confermato essere il numero del ministro dell'interno anche da tanti colleghi della Lega che sono rimasti basiti, loro sì, a fronte del comportamento per nulla istituzionalmente corretto del ministro dell'interno. Ma d'altronde,
Se un ministro dell'interno viene in aula il meno possibile, al Viminale che te lo dica fa, e poi sta sempre a far dirette televisive, dirette Facebook, dirette di qua, comizi di là, perché selfie di qua e selfie di là, perché l'importante è far propaganda, beh, calma. La credibilità di questo soggetto deve essere ricondotta alle giuste dimensioni. Questo soggetto è proprio quello che si sta accordando in queste ore con un pregiudicato di nome Silvio Berlusconi, se non ricordo male, perché mi sembra che uno che abbia una sentenza di condanna abbia qualche problema e quindi sia per legge pregiudicato. Benissimo, questo Matteo Salvini, questo ministro dell'interno, perché ancora ministro non mi pare si sia dimesso, va dicendo che alcuni miei colleghi, di cui rispetta la privacy, lo starebbero cercando e lui risponde a tutti perché quelli sono positivi e sono propositivi. Peccato che non abbia risposto al presidente della commissione antimafia. E aggiungo, posso anche essere il più idiota, il più cretino, il più squallido degli esseri umani in circolazione, ma rappresentando l'istituzione e rappresentandola anche te, era tuo dovere non fuggire. Tu ti fai anche chiamare capitano, giri d'Italia con felpe e uniformi della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dei Granatieri di Sardegna, vedi te quello che puoi fare e poi al momento del dunque, al momento di metterci la faccia, scompari, evapori. Ma quale capitano? Al massimo sei un capitone.